Parcheggio di Cascina Gobba, comodo, vicino all'uscita dell'autostrada. Un prezzo ragionevole, sei a poche fermate di metro dal centro. E poi 20 minuti sei in centro. Sì, si trova sempre parcheggio, costa poco. Uscita del parcheggio, comodissima, la metro di Cascina Gobba, e si va verso il centro. Durante questa salita colgo l'occasione per farvi vedere la mia nuova piccola custodia della GoPro. Quando non la utilizzo la metto in questa scatolina, è fatta su misura. La chiudo, rimane bello protetto, insomma, idea, spunto per voi. Piccolo scalo a Loreto, poi si prende la rossa verso Duomo. Controllo biglietti anche in uscita. Che giornata di sole. Subito andiamo a fare un girettino in galleria. Quali sono i nostri programmi di cose da vedere oggi? Ah, guarda, dopo il girettino in galleria così di default faremo un giro da Starbucks, Lego, Inter e Milan Store e ovviamente la Apple. Motta, Milano 1928. A sinistra abbiamo Stefanel. Chanel. Buon cracco. Andiamo a dare un'occhiatina al menù? Andiamo a dare un'occhiatina al menù? Ovvio. Ovvio che sì. Allora, colazione minimo. Una croissant. Siamo prezzi da pranzo. Grazie. Pasticceria, sezione snack.
birre, vini, bevande, cucina. Piano terra, il piano delle persone. Tra caffetteria e comunque persone tranquille. Agli altri piani si spende di più e c'è il ristorante. Spettacolo. Vetrina a sinistra, Versace. Vista laterale. Negozio Team. Strada. Di cravatte, accessori da uomo. Una biblioteca. Rizzoli. Questa è l'uscita dritta rispetto all'entrata del Duomo e c'è una simpatica piazzetta con una fontana, con degli alberi. Qui di solito d'estate si viene a prendere un po' di fresco quando dalla parte Duomo c'è troppo caldo sulla piazza. Interessante che c'è una rete, la vedi, c'è una micro rete, interessante, vuoi per gli uccelli ma secondo me anche per non far entrare i droni. Cosa ne pensi? Anche, però principalmente per i droni, però anche la storia, principalmente per i volatili, però anche la storia dei droni inizia un po' a... Giustamente ci vogliono tutte le autorizzazioni del caso. Mont Blanc,
questa è la vetrina. Ah, ormai al 30 settembre 2019, giustamente col tempo cambierà. Accessori femminili, un altro ristorante italiano, vedete, sono uno di fronte all'altro. È difficile riuscire a prendere dal pavimento al soffitto, nonostante la modalità super view della GoPro. Veramente difficile. Comunque con il sole, con questa luce, è veramente bello anche prendere tutte le sfumature sul tetto, sfumature del cielo. Qua ci sono un po' di turisti strambi che si fanno foto in mezzo alla galleria. Questo è il lato destro rispetto all'entrata Duomo. Abbiamo lo store Ferrari tra poco sulla destra, un altro ristorante italiano, store Ferrari, McDonald's. Negozio QA, molto simpatico. E niente, camminando dalla strada principale del Duomo, sulla sinistra Piazza Liberty con il nuovo store Apple che è stato aperto l'anno scorso. C'è un video nel canale in cui faccio un tour interno, ingresso da lì, oppure, perfetto, non mi ricordavo male, ingresso anche da qui, però l'ingresso da lì con le pareti così sicuramente è tutto un altro, è più bello, insomma, ecco. Facciamo un saltino dentro? Cosa per confrontare come scheda tecnica al volo tra più iPhone. Beh, molto interessante.
sì, l'aspetto peso c'è, ma pensavo peggio dalle prime video recensioni che ho letto in rete. Proviamo, questo è un pro, però non si accende, questo qua è in esposizione. Prova il Pro. Pro Max. Ma questi colori purtroppo non mi convincono. Troppo legati alla soggettività delle persone. Non sono una. Vediamo se c'è la possibilità di. Sull'11 non si possono paragonare, non c'è la funzione. Eccolo, no? Eccola. Anche qui il paragone, iPhone 11, e qui scegli il modello con cui confrontarlo. Molto simpatico questa funzione, senza dubbio. L'11, colori, display, funzioni foto. 11 Pro. 11 Pro Max, sempre colori disponibili. Pensando di fare il salto dal 18 al Pro o al nuovo iPad 2019, voi cosa ne pensate? iPad 2019. Quasi questo è un video che merita un caricamento a sé. Molto interessante il confronto caratteristiche tra il Pro 11, questo iPad con diagonale da 10.5 e l'iPad con diagonale da 10.2. Vediamo la presenza e il caricamento della dock e la compatibilità con l'Apple Pencil di prima generazione. Colore bianco, colore nero. Ok, questa parte di video seguirà quella del bianco. Questo ha la diagonale da 10.2. E i prezzi sono un po' più tranquilli, ma anche la memoria minima è cambiata. Abbiamo sempre il nuovo il connettore dock che è arrivato anche sugli iPad piccoli per compatibilità con la tastiera, e ancora Apple Pencil di prima generazione.
iPhone 11 Red, Red Product, che è sempre una bellissima iniziativa. iPhone 8 che sono ancora in listino ufficiale Apple. 8, 8 Plus, bellissimi vederli. Dal davanti, ma anche mantengono il loro fascino anche la scocca posteriore. L'8 è ancora più grande del modello Plus. Per entrare nel mondo Apple, il modello Plus da 6,79 e il modello 8 da 5,59. In parte a confronto un XR nero. Tra l'altro uno dei colori che permette un po' di ingannare l'occhio, dato lo spessore della cornice frontale. Abbiamo visto gli iPhone 8 neri, adesso vediamo quelli con la scocca bianca. 8, 8 Plus. Secondo me il colore più bello, senza dubbio. Store, ciao! Vetrina Lego, l'ultima volta quando sono entrato a riprendere mi hanno detto che non si poteva, quindi mi sa che non posso portarvi dentro con me, però almeno la vetrina molto molto volentieri. Questa nuova serie horror di Lego. Lascia qualche dubbio. Dal 28 al 30 settembre sconto straordinario, meno 20% su tutti i playset della linea Lego Technica. Torna in anteprima il nuovo Imperial Star Destroyer in esclusiva dal 1 ottobre. Il lato destro, bellissimo veramente. Mi fermerei anche più di un minuto solo qua, perché spettacolo. Ultima vetrina a vista, il trenino con i personaggi Disney.
Galleria Passarella abbiamo l'Interstore, un Interstore. Andiamo a vederlo. Sono piaciute molto queste felpe, veloci o vecchio stile, vecchio stampo, prezzo l'ho visto qua 55, quindi io lo definirei buono. Personalizza il tuo capo, uno dei marchi storici del club, a 2 euro. Ed eccoli i marchi storici dell'Inter. Vediamo, promo. A 20 euro. Fine del tour.
piccola panoramica del castello Sforzesco, okay, mentre vai. Andiamo da Duomo a Piazza Garibaldi a piedi. Siamo arrivati. Tutti siedi qua, io vado a vedere lo store DJI. Okay. Che organizzazione. Store DJI al 30 settembre. Settore banco per i Ronin. L'Osmo Pocket, l'Osmo Action e l'Osmo Mobile 3, banchi a metà, ci sono i Mavic, Mavic 2, questo banco ci sono i Tello, c'è un Air e ci sono i Goggles, banco a sinistra, ancora un Phantom 4 Pro. Non mi ricordo il nome di quello in mezzo, purtroppo, e ancora uno strumento per stabilizzare le videoriprese.